Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, oggi andiamo a commentare la partita Pisa-Vicenza che si è disputata oggi alle ore 14 all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetano. Bene, io metto in sovraimpressione la formazione. E allora, un Pisa che nei primi minuti, diciamo così, fino al 19°-20° del primo tempo, dall'idea diciamo così di scendere in campo con le idee giuste e la mentalità giusta. Nel primo tempo si è visto anche la punizione battuta da Beghetto, purtroppo finita sulla traversa. Eravamo nei primi minuti, primo minuto, secondo minuto, insomma del primo tempo, e va bene, purtroppo è andata così. E va bene, dopodiché abbiamo visto un Pisa piano piano andare giù di tono e un Vicenza sempre più arrembante, diciamo così, padrone del centrocampo, e quindi secondo me era inevitabile che Vicenza andasse in vantaggio. E infatti dopo pochi minuti, al 20°, al 23°, se non erro, il gol di Dalmonte, ma forse voleva essere un cross, non lo so. Comunque Gori si butta, passa sotto e la palla finisce in rete, insomma. E da lì il Pisa è andato in confusione. E infatti dopo al 23°, una sforbiciata di Meggiorini, io direi un euro gol di Meggiorini, al 23°, segna il 2-0. Dopodiché è stato buio totale, non si capisce più niente, una confusione, cose da non credere. Io mi sono sentito anche con gli amici, insomma, no, improponibile, un Pisa inguardabile. Dopo la seconda rete, e meno male, insomma, che poi alla fine Gori, insomma, un paio di parate l'ha fatta, insomma, e ha mantenuto a galleggio, diciamo così, il Pisa, che al 46°, Gori si salva sul tiro di Cinelli, perché sentiamo anche quello, potevamo tirare giù la serranda, la saracinesca, perché i giochi erano fatti. Bene, secchia, perché insomma, voglio dire, quando c'è da dirla, c'è da dirla. Comunque sia, va bene, si scende negli spogliatoi sul 2-0 per il Vicenza. E fino a lì io direi meritato, perché insomma, va bene. Nel secondo tempo D'Angelo effettua sostituzione, si capisce Sordimo, ma va bene, non lo so, va bene, entra Sordimo. E poi un Pisa che passa a un 4-4-2, e meno male che il Pisa passa a un 4-4-2. E niente, poi D'Angelo anche in conferenza stampa, io ho sentito, insomma, ha dato merito a Taddei, insomma, ha suggerito questo 4-4-2, che fondamentalmente io direi che ci ha salvato. Vabbè, quindi una squadra diversa. E al 59°, vedo sul suggerimento di Beghetto, prende palla da solo, tira palo interno in rete. Mamma mia, era 2-1, ragazzi. Io ci ho più visto, ho detto io la riprendiamo. Io a quel punto ero visto la squadra che, diciamo così, ha cambiato faccia, probabilmente il cambio del 4-4-2 secondo me ha dato uno stimolo più, insomma, non lo so, una ripartenza, cioè è subentrato qualcosa, insomma, ecco, un guizzo d'orgoglio, diciamo così. E poi non passano 3 minuti, insomma, e al 61°, sempre Vido, bravo in questo caso. Nel primo tempo non mi è piaciuto più di tanto, però in questo caso bravo, perché assist su Marconi, anticipato da un difensore del Vicenza, ed hai visto Mazzitelli era piazzato bene fuori, ha tirato una sassata e non è stato niente da fare per il portiere del Vicenza. 2-2, ecco, a quel punto poi il Pisa nel finale tornerà a un 4-3-1-2. Quindi iniziano del basso delle sostituzioni: Lisi, De Viti, Sebarni e Palombi. Gli ultimi minuti ha sostituito Marconi, e diciamo così, io quando ha segnato 2-2 ho pensato, insomma,
dico, se continuano così, i ragazzi alla fine troveranno, secondo me, erano improntati e lanciati. Insomma, per un 3-2, ma così non è stato, ecco. Perché alla fine, però, anche Vicenza ha effettuato sostituzioni, Gori, nel senso, non il portiere nostro, Gori, diciamo, giocatore attaccante del Vicenza, insomma, ha fatto vedere, insomma, anche lui. Ma comunque alla fine poi non è, diciamo, non, ecco, diciamo così, insomma, alla fine ci sono state occasioni sia da una parte che dall'altra, ma in definitiva la partita, avete visto, si stava avviando e si è avviata a un pareggio, che tutto sommato Vicenza e il Pisa si sono entrambe meritate, insomma alla fine qualcosa in più ha fatto il Vicenza nel primo tempo e il Pisa qualcosa in più ha dato nel secondo tempo. E diciamo la partita termina qui, insomma, ecco, sul 2-2. Ecco, io ora a questo punto volevo, ecco, prima di tutto andiamo ad analizzare un attimo il tabellino. Allora, i tiri sono stati 3 per il Pisa e 11 per il Vicenza, i tiri in porta 6 per il Vicenza, 3 per il Pisa. Questo sta a significare che oggi nel primo tempo, perché le cose vanno nel primo tempo, non, diciamo, il Pisa era, non lo so, annebbiato, offuscato, non lo so, dopo la seconda rete poi del Vicenza siamo andati in confusione totale, una confusione totale. Io, mamma mia, ce l'avevo vista veramente male. Meno male poi, insomma, diciamo così, che alla fine siamo riusciti a ribaltare il risultato e a strappare un 2-2. Un Vicenza che direi è cresciuto, cresciuto tanto, è un Vicenza che veramente, si gioca così, sicuramente si salverà, io penso. Vabbè, comunque, al di là di questo, cioè, voglio dire, non è che abbiamo giocato contro una squadra che in definitiva ci ha fatto vedere comunque il suo valore. Va bene, poi io non riesco a capire come mai il mister non metta dentro Quaini. Ecco, io a quel punto avrei messo dentro Quaini al posto di Sordio. Non me ne vogliate, ma io avrei visto più un Quaini al posto di Sordio, ragazzi, perché magari un gioco più fresco, una mentalità diversa, secondo me Quaini avrebbe potuto dare una spinta in più. Ma questo è un parere personale, ecco. Io Sordimo non l'ho visto tanto bene, eh. Non l'ho visto tanto bene. E non lo so. Poi non capisco perché non si sia fatto entrare Vagna e invece si sia fatto giocare Benedetti. Va bene. Poi siamo sempre lì. Siamo sempre al solito discorso, al solito punto. Mazzura e Mastino. Non lo so. Magari troveranno spazi martedì, nella speranza che facciano vedere qualcosa. Nella speranza che, poi, detto, tanti dicono: ma perché, vabbè, Mastino ha giocato quello che ha giocato, Spezia, Serie A, molti discorsi, vabbè. E Mazzura perché nel Livorno mi ha messo male, non ha giocato, perché qua, perché là, vabbè, speriamo che io mi sbagli, perché io spero sempre di sbagliarmi, perché veramente mi auguro che, insomma, ecco, di essere poi smentito. Mi auguro di essere smentito. Forse su un Martino magari sì, ma su un Mazzura non lo so. Comunque, vabbè, il mister saprà sicuramente quando inserirli e come, questo è sicuro. Però ripeto, io non capisco il perché non si sia, cioè, non sia stato inserito nel secondo tempo Quaini invece di Sordimo. Non capisco. Ci saranno stati i suoi perché. Comunque, va bene. Alla fine, bene così. Abbiamo strappato un punto. Quindi rimaniamo sempre ben saldi. Insomma, siamo a 33. Se non erro, adesso do un'occhiata così veloce, veloce. Insomma, ecco, a quello che è la classifica, e insomma sì, 33, noi siamo a 33 e quindi insieme a Pordenone e Frosinone, e le altre giù, che dire, sì, vabbè, Pescara ha pareggiato, quindi è rimasto, diciamo così, poi insomma la situazione
19 e l'Inter ha pareggiato, vedete, poi che l'Inter ha sbagliato il rigore, vabbè, eccetera eccetera, è a 18. Poi comunque la classifica io la vorrei analizzare con voi, diciamo così, dopo martedì, ecco, perché ora ci sono questa infrasettimanale, quindi aspettiamo a, insomma, commentare un po' più nello specifico la partita di, insomma, dopo la partita di martedì con l'Ascoli, che veramente sarà, veramente, secondo me, un'impresa, perché l'Ascoli, insomma, è una squadra che ha bisogno di punti per la salvezza, insomma, quindi noi non andremo giù, non sarà una passeggiata. Ecco, l'importante è scendere in campo con le idee giuste e la mentalità giusta, perché oggi il Pisa non lo so se è sceso in campo con le idee giuste e la mentalità giusta, non lo so. Certo è, una cosa la so, e con questo concludo, una cosa la so e penso che l'abbiate visto tutti, non c'è bisogno che ve lo dica, ma io lo dico: si è visto un Pisa nel primo tempo annebbiato, ma dopo la seconda rete del Vicenza è andato in confusione totale, una confusione totale, cose da non ripetere. Ragazzi, devono rimanere con la mente lucida, e perché questi ragazzi, l'ho sempre detto, se mantengono l'idea giusta, la mentalità giusta e la mente su quello che devono fare, come poi hanno dimostrato nel secondo tempo, si riesce a riprendere le partite, e secondo me si possono anche ribaltare totalmente. Vabbè. E mi raccomando, andate a dare un'occhiata su Instagram a Pisa 1909 fanpage, ho messo il nuovo logo, e niente, che dire più. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Va bene ragazzi, a martedì per la disamina di Ascoli Pisa.